6 chilogrammi tra l'austriaca Anglenberger e l'inglese Sweetman. Una categoria che ha visto molte novità, anche nelle finali per i terzi e i quinti abbiamo delle atlete nuove come la Zwiers, la Stusakova, l'Alcebar e l'unica conosciuta in questa categoria che vanta dei risultati nelle precedenti edizioni, la francese Beruel. Assente la nostra Pierantozzi che prima l'avevamo confusa con la categoria dei 72 kg, comunque resta quello che dicevamo sulla sua opportunità di riuscire a fare una medaglia in questi europei. Adesso c'è un'azione a terra, mancano 3 minuti e 8 secondi al termine, vediamo questa azione in cui l'atleta riesce ad ottenere un esecomi. Ecco, guardate come è riuscita a bloccare la spalla l'avversaria, 22 secondi, è riuscita a liberarsi. Ottima questa azione da parte dell'inglese che ha bloccato ottenendo uno yuko per 22 secondi l'inglese Anglenberger, l'austriaca Anglenberger. Attacco, reazione dell'austriaca, il tempo è di 2 minuti al termine della finale dei 66 kg, l'inglese con il judogi bianco si trova in vantaggio per uno yuko nei confronti dell'austriaca con il judogi azzurro Anglenberger. Ancora azione da parte dell'inglese che blocca l'azione a terra l'austriaca. Il combattimento non sembra mostrare particolari spunti tecnici, ci avviamo verso la fine, siamo scesi sotto i 50 secondi e abbiamo ancora l'inglese in vantaggio per uno yuko. Il tempo
è ormai concluso e quindi vittoria per l'inglese che conquista il titolo europeo nella categoria dei 66 kg.